Negli ultimi tempi penso molto a Jacopo, soprattutto quando insegno. Mi capita di avere allievi che suonano bene, con gusto, che hanno senso del ritmo e conoscono il linguaggio jazzistico, ma in qualche modo non funzionano. Mi sono dedicato all'analisi di questi studenti e ho trovato una definizione per questa sindrome. La chiamo il blocco dell'io. Il problema più grande è che il loro nucleo emotivo, l'io, è bloccato, come chiuso a chiave. Conoscono la musica, ma non la urlano dal profondo del cuore, come faceva Jaco. Lui non soffriva affatto di blocco dell'io, il suo era spalancato. Non conosceva la paura, e la paura è il peggior nemico della creatività. Voglio raccontarvi un aneddoto su Jaco. Vivevo nella parte settentrionale dello stato di New York e la mia casa si trovava in una vallata stretta tra due catene montuose. Il bosco declinava fino ad un fiume alimentato da due cascate che scendevano giù dalle montagne. Il sentiero che conduceva al fiume, disseminato di rocce, si inoltrava fino a circa 5 metri dall'acqua. Era facile scivolare o inciampare sulle pietre, così bisognava camminare lentamente e usare anche le mani per non cadere, e l'acqua del fiume era gelata. A primavera, dopo lo scioglimento della neve, l'acqua arrivava nel punto di maggior profondità all'altezza del torace, ma altrove era profonda meno di un metro e si poteva nuotare. Portai Jaco in quel posto. Arrivati nel punto in cui si intravedeva il fiume, era assolutamente fuori di sé dall'entusiasmo. Era in piedi, sul ciglio, circa 5 metri al di sopra del fiume, in posizione obliqua rispetto all'acqua. Con un solo movimento si levò tutti i vestiti e saltò giù dalla scogliera. Non sapeva quanto fosse profonda l'acqua, poteva essere profonda poco meno di un metro. Jaco era saltato da 5 metri di altezza e il fondo era pieno di rocce. Era già per aria quando mi mise a urlare: Jaco, no! E mentre dicevo no, era già immerso per metà. Mi balenò il pensiero che in un attimo l'avrei visto morire davanti a me, e d'improvviso mi sentì triste, ma lui fece un movimento miracoloso. Nel momento in cui il suo corpo toccava l'acqua, sembrò scivolare. Era riuscito in qualche modo a trasformare la forza di gravità in una spinta verso l'alto. Non so come, si raddrizzò ed emerse ridendo, gridando istericamente. Non avevo mai visto nulla di simile. Nessuno si tuffava a quel modo nel fiume. Ma Jaco era come Tarzan o Indiana Jones, era come uno stuntman, non conosceva la paura e viveva ogni giorno della sua vita con quella determinazione. Era davvero una persona straordinaria. La vita e la musica di Jaco Pastorius sono avvolte nella leggenda. Bassista di enorme impatto nella musica americana di oggi, è stato acclamato per la sua genialità e poi accantonato per la sua follia. Come ha teorizzato il grande Jung, la linea di confine tra genio e follia è esile, e Jaco nei momenti migliori camminava sul filo del rasoio. Come i suoi eroi Charlie Parker, Jimi Hendrix e Gesù Cristo, Jaco non è arrivato a 40 anni, eppure nel periodo relativamente breve che ha trascorso sul pianeta ha totalmente rivoluzionato il suo strumento e ha lasciato una produzione incredibilmente ricca, destinata a resistere alla prova del tempo. A New York si parla ancora delle sue leggendarie esibizioni, delle sue performance da maratoneta, dei suoi comportamenti bizzarri sul palco e fuori. Jaco è stato per il basso elettrico quello che Muhammad Ali è stato per la box. Come Hendrix, come Charlie Parker e John Belushi, era una figura monumentale che ha vissuto nell'eccesso, adorato dalle folle. Attraverso la comunità musicale internazionale, quelle sue sillabe, Jaco, risuonano ancora con autorevolezza, un testamento del suo genio musicale e del potere del suo carisma. Il mio nome è John Francis Pastorius III e sono il più grande bassista del mondo.